Sai cosa? Cosa? Ho un po' sonno. Space Valley. Riverenze a tutta la valle spaziale. Parliamo così? Perché vuoi sempre instradare i video in uno stile di parlata? Perché sono un tartarughino oggi, mi sono alzato tartarughino. Quest'oggi a Space Valley testiamo vari metodi per svegliarsi la mattina in modo da cercare il migliore, il più efficace, il più divertente, il più ludico, il più mortale. Ce ne sono di mortali. Mortale? E a proposito di mortali, occultiamo un cadavere. Non saremo noi a testarli perché alcuni sono veramente rischiosi. Facciamo entrare la nostra cavia. Cavia. Grande Nick! Grande Nick! Grande Nick! Grande Nick! Dai Nick! Oddio Nick! Prendi in tutto il suo splendore! Che bel pigiamino, vai fai un giro tondo, dai, fatti vedere un po'. Per lo show, si fa vedere Nick! Bravo Nick! Bravo Nick! Abbiamo pensato che la nostra vita. Va bene Nick! Grande Nick! Abbiamo un valore troppo alto per rischiarlo quest'oggi, quindi ci giochiamo la sua. Io ho dormito poco stanotte apposta. Ah sì? Sì. Ti sacrifichi per la causa. Sì, ma io mi impegno per questo. Quindi ci stai dicendo che dormirai davvero durante le manche? Probabilmente sì, mi date 5 minuti, ma addormento davvero. Ma è vera questa cosa che a te bastano 5 minuti per dormire? È un po' narcolettico. Sì, sì, quante volte lo troviamo a dormire in giro per lo studio? Comunque, nell'ultima manche, Nick, ti faremo dormire davvero. Perfetto, puoi andare a prepararti. Sono già pronto, guarda. Ci cambiamo anche noi e iniziamo a testare. La miglior sveglia. La sveglia fuggitiva. Perché se sulla confezione è rosa, qui non è rosa. Questa sveglia me la regalaste anche voi a un compleanno. Ed era rosa nella confezione e dentro era gialla. Ok, quindi scheda. È come sulla confezione? No. No. Te l'hanno regalata quindi a te? Tu me l'hai regalata. Ah, perché l'hanno regalata pure a me. Io ti ho regalato quella che avevano regalato a me. Ma come? Ma come? Ma veramente? Può darsi di sì. Ah, è un regalo di riciclato. Non ti faccio ripensare. Allora, sveglia moderna, elegante, nel fashion. Ma sembra un sacco Wally. Cioè, ti ricorda Wally questa sveglia? Wally. Ah, ma Wally. Ah, Wally. Pensavo Wally quello che ci ha fatto le maglie. No, Wally. La sveglia che corre quando ti alzi dal letto. Bella molesta. Suona e inizia a scappare. Tu per spegnerla devi inseguirla. Spaccati. Gira a destra, va avanti e indietro e gira anche a sinistra. L'andiamo a testare, per andiamo favore. Andiamo a testarla. L'andiamo a testare. Dentro la nostra cavia? Vai, Nick, per favore, testiamoti. Ma perché sei tornato a letto, Nick? Perché ho sonno, Scusa. Ma non funziona un cavolo sta sveglia. Cosa volete da me? Ma descrivici un po' la sensazione che hai provato quando hai iniziato a suonare la sveglia, Nicola. Esatto, Nicola, descrivici. Descrivi. È stata fastidiosa. Fastidiosa, ha detto. Perché fastidiosa? Sono tipo un robottino che impazziva. Ma hai provato fatica ad andare a prenderla? Sì, però pensavo si allontanassi di più. Invece alla fine è sempre stata qua in zona. Però mi ha fatto alzare dal letto. Secondo te, l'effetto motorio sul tuo corpo che ti ha provocato questa sveglia è stato utile? Secondo me sì. Dici? Oh! Buongiorno. Vuoi la colazione? Sì, grazie. Andiamo per colazione. Andiamo per colazione. La sveglia pistola. Anche qua è bianca nella confezione e dentro è nera. Scheda. È come sulla confezione? No. No. Nera è più bella, sembra più una Glock. Oddio, come hai fatto? Oh, oddio, oh, oddio, che mano del Far West. Dunque, penso si alzi il bersaglio e tu debba spararle. Sì, e devi centrarlo, quindi devi concentrarti in modo da riuscire a colpirlo. Quindi forse a quel punto sei sveglio. Certo che non è un risveglio troppo pacifico, cacchio. Comunque di questa c'era anche quella che sparava fuori il piattello. Ah sì? Sì. Ma come fai? Spara fuori il piattello devi e quello che la canne mozza lo devi prendere. C'era anche la versione da caccia che ti devi alzare e ammazzare un cervo. Sì. Però costava un po' troppo. Cesare sta già sognando di cecchinare un cervo dalla finestra. Salutiamo tutti gli animalisti all'ascolto. E anche i cervi. Puoi registrare. Registrare la tua voce. Puoi registrarti tipo sveglia e lei ti urla sveglia. Serio? C'è scritto registra e usa la tua canzone preferita come suono per la tua sveglia. Però qui nel disegno c'è lui che parla alla sveglia.
Basta! Scusami. Dai, devo addormentarmi davvero! Svegliati, Nick! Svegliati ancora! Adesso! Svegliati! Bravo Nick! Un applauso! Grande Nick! Grande Nick! Grazie! Ho messo 8 colpi a colpirla, però va bene. Dimmi un po'. Era la versione hard. Dimmi un po'. Sensazione. Come ti sei trovato? È stata una bella. Niente. Questo è straludico. Poi non ti sei neanche disdraiato, vorrei far notare. È vero, l'adrenalina proprio. Io l'ho beccato 8 volte, ma perché è la versione hard. Che sì, è più difficile. È più difficile da ammazzare. Sì. È divertentissimo. Però devi metterti la pistola da qualche parte, come hai fatto te. Sì. E poi devi farti con di barricata e metterti lì a sparare. Lo vedo molto divertito. È anche bello sveglio e soddisfatto. Molto bello. Sveglia elicottero. Questo sembra un cappellino. Questo è un elicottero che parte e ti rompe le palle. Vola e capita chissà dove. Devi cercarlo. Perché sei diventato triste tutto d'un colpo? Perché se ci pensate, le sveglie sono un botto tristi. No, svegliarsi è triste. Beh. Soprattutto queste che fanno quel rumorino metallico. Io ho sempre usato la suona. Mi sono sempre usato la suoneria del telefono e a un certo punto ho iniziato a odiarla. Andavo in panico, se la sentivo di qualcuno iniziavo a sentirmi come alle 6 di mattina per andare al liceo e mi veniva l'ansia automaticamente, mi succede ancora. Comunque, sulla confezione di questa sveglia, a parte che abbiamo comprato la versione più brutta, ragazzi. Ma come? Cioè c'era quella col pallone da calcio. Ma non si riuscivano a scegliere. È vero, sì, È una sveglia volante e qui c'è una frase in inglese, penso sia tipo una poesia, la leggerò quindi in inglese. Vai. With the lazy bed to say goodbye, time really do fly. Con una pronuncia mai vista. Beh, bello. Nei commenti scrivete una poesia dedicata a una delle sveglie. Testiamo. Marchio. Oh, ma mi ha colpito in faccia e basta. Secondo me è tipo una sveglia da piazzare in un punto della camera strano, no? Tipo su un mobile da qualche parte. Fuori dalla finestra. Parte dall'alto, va lontano e tu devi andare a cercare i pezzi. Però ha funzionato, cioè mi ha colpito in testa e mi sono svegliato. Però non era proprio l'obiettivo primario, diciamo così. Ma ti ha divertito? No. Però mi ha svegliato. Mi ha svegliato, mi sono svegliato. Sì, però. Cioè la cosa fondamentale è quella che ti facciano alzare per prendere qualcosa. Eh no, però se tu parti il piede con la giornata sbagliata, hai capito? È un problema, Nicolas. Ti deve svegliare, ma anche ti deve rendere felice un po', no? Cioè, allora, tu andresti a lavorare felice ora. No. Quindi scriviamo un bel no. Torno a letto. Vai. Sveglia Bunker Bomb. Allora, questa sveglia costa 80 euro, mi hanno detto. Oh, magari è una figata atomica, sembra fatta bene. Vi abbiamo lasciato in descrizione il link Amazon, sia perché magari ci sono delle sveglie che vi interessano e volete comprare, sia perché magari non credete al fatto che costi 80 euro. E magari siete dei folli che volete acquistarla. Esatto. Questa sveglia dovrebbe in teoria simulare l'allarme antibomba. L'attacco aereo, tipo. Sì, no, io non mi capacito però della cifra. Sai perché? È designed per gli entusiasti delle attività all'aperto, quindi tipo campeggio e robe così, ma soprattutto militari o forze dell'ordine. Chi se ne frega? Loro hanno uno stipendio statale, se la possono permettere. Noi no. Testiamola. Sì, è vibrato. C'è qualcosa che non va, Nicolas. No, cioè in realtà pensavo fosse molto più cattiva. Anch'io, invece, magari la vibrazione sotto sembra davvero che tremi tutta la casa. Ah sì, da sotto. Sì, però sembra tipo far più casino, dai, guarda che cazzo. Ah no, dietro. Ma te lo devi mettere sul comodino, non sotto il cuscino. No, sotto il cuscino. Ah, sotto il cuscino. Ma allora cosa dici? Fammi vedere un attimo. Riproviamola. Cosa fai? Cosa sto Provala sul comodino, provala sul comodino. Aiuto. Riproviamo, dai, torna a dormire. Possiamo confermare che questa sveglia è molto triste a livello scenico. Però funziona. Delle due, questa è meglio metterlo sotto il cuscino. Perché ti trema tutto. Perché giusto? Mi trema tutto. Sembra un terremoto. Esatto, sembra che tremi la casa, che ci sia una bomba. Diciamo che però questa sveglia militare affronta la sveglia in un modo diverso rispetto alle altre. Cioè fa un gran casino e ti sveglia. Mentre le altre
ti fanno alzare dal letto. Tu quale preferisci dei due metodi? Però io ho bisogno di questa per il sonno pesante. Cioè il casino. Il casino è una sveglia forte. Cioè, tu mi sai dei pigroni che dopo che spengono la sveglia tornano a letto. Però. Esatto, sempre, tutte le mattine. Quindi ci sta, mi piace. La che userei. Cosa cambieresti? Cambierei. Bene, grazie. Questo è il pentolone. Che cosa dovremmo fare con una pentola? Tron tron tron. Sempre l'acqua dentro. Sempre. Ah, sbattere col mestolo di. Petardi. Nicolino, come va? Avevi le giuste precauzioni? Sì, è stata una bomba. Ed è stata una bomba. Comunque una bomba. Diciamo bomba. Che per essere attivata questa sveglia ha bisogno di un essere umano che sì. faccia cose, quindi non è proprio tipo vostra però. Mamma. Beh, però cioè, la vostra cavolo. Mamma e che le madri comincino a tirare i petardi ai figli. Cosa? È di sopra il c***o. Quello, torna a dormire, prego, prego. L'ha steso. Svegliare i propri figli così deve essere divertente. O il coinquilino, la fidanzata, roba del genere. Una cosa, dovrebbero essere più miniciccioli. Gente che lancia i miniciccioli. Se vuoi rifacciamo con 10 minicicci. No, no, no. Facciamo? No, no. Se facciamo senza pentola? No. No? No. Sicuro? Sì. Bomba. 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 Provate, ma non provate voi a casa. Bomba. 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 E dopo aver testato tutte queste sveglie, tutti questi metodi, arriviamo al metodo dei metodi, signore e signori. Perché ti impedisce di continuare a stare a letto. Non puoi più. Io devo dire che questo è il metodo più divertente da parte dello svegliatore. Ma sapete che io lo facevo da piccolo? Cosa? Io da piccolo volevo andare a correre la mattina presto e chiedevo a mia mamma di lanciarmi dell'acqua in faccia. Ma davvero? Ve lo giuro. E quindi? Quindi per te è un remember. Non ti puoi assolutamente ristendere, perché se adesso provi a tornare a letto a dormire non è bello, no? Sono tutto, ho le mutande bagnate. Si può essere in una pozzanghera. Che schifo. Quindi Nick? Ha provato. È l'ultimate metodo. È perfetto, ti svegli un po' di botto ma funziona. Bello fresco. Me? La miglior sveglia è la secchiata d'acqua. Ah, che bello. Com'è stato questo video, Nicolas? Ti sei divertito? Bello a tratti, meno quando c'erano le sveglie. Cioè, ti piaceva solo quando dormivi? Mi piaceva dormire, sì. Ho il culo fradicio. Anch'io. Vero? Non è una bella sensazione. Assolutamente no. Abbiamo trovato la sveglia vincitrice. Che è? Questo è la secchiata. La secchiata. Sono proprio grandi tu. Secchiata al 100%. Per il resto qual è stata la tua preferita? Quella dove sparavi? Quella dove sparavi. Quella era bella. Botto. Se volete vedere anche voi le sveglie che abbiamo utilizzato, abbiamo i link in descrizione. E comunque c'è il bello. Ci vediamo sul backstage. Ci vediamo su Orlando Valley. Lasciate un mi piace. No, Nick! Hai fatto un casino! Nick, cosa hai fatto, Nick? Nick, hai fatto un casino! Che povero cucciolo! Povero cucciolo! Non mi toccare! Cosa, Nick? Non mi toccare! Era per lo show! Non cambio! Però ammetti che, cioè, allora, Cesare Nelson aveva sbagliato la mira, bisognava un attimino rimediare. No, ci stava. Guarda i tuoi capelli che comunque continuano a essere sempre più belli, anche bagnati. Guarda che figo!